Ciao, ciao Dario, ciao a tutti. Buongiorno. Come va? Ciao Augusto. Tutto caro, a posto. Caro Stefano, hai seguito l'Europa League così più o meno distrattamente? C'è qualcosa blandamente, che... perché non sapevo se faceva più schifo Sanremo o l'Europa League, quindi nel dubbio ho visto poco di tutte e due. Ti ha colpito qualcosa in particolare? Bilancio per le italiane, due vittorie, un pareggio e una sconfitta. La pochezza delle italiane continua a colpirmi, insomma, anche a cominciare dal Napoli, devo dire che forse c'aveva sulla carta l'avversario appena più dignitoso, perché gli altri insomma non erano manco da prendere in considerazione. Per alcuni, ad esempio quello della Lazio, penso che gli stessi laziali abbiano dovuto cercare sugli almanacchi, perché non... io ho sentito poi dire Reia, che è una squadra che negli ultimi tempi ha fatto grandi risultati, immagino, insomma, ecco, io francamente a malapena sapevo che esistessero e faccio questo mestiere da qualche anno, e veramente poca roba, insomma. E io trovo comico, un po' l'accennavamo anche nei giorni scorsi, no? Che ci si scanni per l'Europa, quando poi in realtà interessa solo la Champions League, perché poi l'Europa League diventa presto un impiccio, perché pensi al campionato, se pensano ad altre cose, se l'atteggiamento non è... Ci sono squadre che, come dicevamo ieri, dovrebbero fare turnover in campionato, non in Europa League, se avessero un minimo interesse ad affacciarsi fuori dal paese. Il problema è che, come dicevamo, è la... qui proprio non... solo da noi c'è questa angoscia dell'impegno al giovedì, insomma, sembra gli altri non... il problema non se lo pongono e poi pare che si vede. Complessivamente è stato un turno così, ecco, dare bene Juventus e Fiorentina era abbastanza facile, la Juventus pure con qualche sofferenza di troppo, magari, visto che il gol di Pogba è arrivato quasi a tempo scaduto, e l'1-0 non era un risultato straordinario, francamente, anche perché poi il ritorno in Turchia non è mai piacevole, no? A prescindere dal livello dell'avversario. E poi qualche sorpresa pure, perché insomma anche il Tottenham strafavorito che va a perdere col Dnieper, a parte la fine dell'Ajax, ormai decretata anche da altri risultati, mi pare, che si è proprio stracciato dalla squadra indubbiamente non di grandissima tradizione. Anche la figura del Porto, cioè, francamente, è una squadra che dominava l'Europa fino a qualche tempo fa. Ieri insomma si è fatta rimontare in casa dal 2-0, non mi è sembrata, ecco, l'impresa, anche se c'aveva di fronte un'avversaria più dignitosa di quella dell'italiana, però sono nel complesso veramente poca roba. Quanto potrà pesare poi in ottica campionato, Stefano? Non che fossero grandissimi avversari, però poi l'impegno del giovedì sera, soprattutto per come poi le italiane vivono male questo impegno, potrebbe essere... Ma un po' peserà, vedrai, perché poi sì, è vero che c'è stato un 9, ma insomma giocavano anche parecchi titolari. Guarda il Napoli ha schierato... Esatto. Davvero giocherà lunedì sera al Napoli, però insomma... Ne ha schierati tanti, sì, ma proprio, secondo me è proprio un fatto mentale, ecco. Io sono convinto che la stanchezza, come in tutte le cose della vita, insomma anche per noi che corriamo molto meno... corriamo di più magari in senso metaforico, ecco, ma fatichiamo tutto con la testa, io penso che sia quello il problema. Vediamo, sono abbastanza curioso, ovviamente io mi auguro che pesi moltissimo, insomma, ma non penso che dal punto di vista pratico dovrebbe pesare poco in realtà, però vediamo un attimo, ecco, c'è qualcuno che ha subito dei danni, insomma l'infortunio a Rafael penso che sia stato, anche se insomma il Napoli il portiere ce l'ha, però ecco, stava andando molto bene. Tra l'altro mi ricordo anche su questo fronte qualche pernacchietta a Sabatini, poi devo dire che col senno di poi, considerato il molto poco che c'è a livello internazionale, non è che pure quella fosse un'operazione assolutamente sbagliata. A me non mi fa impazzire come impostazione Raffaella, cioè, però forse proprio perché poco sudamericano è uno sul quale si può lavorare, diciamo, insomma non era proprio una cosa da matti andare a cercare un po'. Non era Goicoechea, dai. No, anche perché poi la Roma il problema del portiere prima o poi ce l'avrà, insomma, visto che c'ha un portiere abbastanza avanti con gli anni, ecco, quello non sì, era quella. Quello sì. E per ora c'è invece il problema che sta diventando quasi emergenza, quello dei terzini. Ci si è messa pure la febbre per Torositis. E ci chiedevamo prima con Augusto, abbiamo anche così, en passant, chiesto il parere ai nostri ascoltatori se potesse tornare utile uno schieramento della difesa a tre. Dal punto di vista dei nomi, io sentivo la formazione che prima Bolzano, sì, assolutamente sì,
Il problema è che non dico che è un altro sport la difesa a tre, però insomma la Roma l'ha provata molto poco, sarebbe una, da quel punto di vista non so, ecco, la squadra mi sembra molto, molto addestrata, quindi può darsi pure che dovrebbe, lì bisognerebbe sentire Garcia cosa pensa di questa cosa. È una formula che credo che lui abbia praticato poco in carriera, questo però non vuol dire che non la conosca, ecco. Il problema è capire se la squadra è nelle condizioni di attuare un modulo così diverso, fosse solo per una sola partita, può darsi. Certo, ripeto, dal punto di vista dei nomi non sfasci niente, ecco, vai, metti tutte le cose a posto, non ti devi inventare delle situazioni, perché in assenza di Toro Sidis qualunque soluzione vai a trovare è già insomma molto coraggiosa la scelta di Bastos, perché insomma io lo dico da ormai da settimane, lui sicuramente ha giocato molte più partite che in altri ruoli, però è evidente che insomma per le caratteristiche che ha bisogno di coperture, di appoggi, seppure dall'altra parte c'hai un esterno inventato, perché questo sarebbe, ecco, perché qualunque soluzione trovi sono soluzioni inventate, persino Jedvai, che forse è quello, no, nella rosa che ci ha giocato di sì. Più, al di là del fatto che Garcia si fidi o meno, e mi pare che non si fidi, non è uno che non è un esterno basso naturale, insomma, ecco, è uno che gioca da un'altra parte. Ho sentito parlare di Taddei, addirittura di Romagnoli è mancino, non gioca con forse, due mancini. Forse il più adatto alla difesa a 4 terzino destro vorrebbe essere proprio Florenzi, ma insomma ormai fa l'attaccante, manco più il centrocampista, quindi abbassarlo. Pure lui sono due anni che non esatto. Gioca più in quella esatto. Posizione, poi anche a Crotone non è che ci ha giocato tantissimo, sì, cioè, c'è farlo, partito, poi l'hanno spostato, comunque insomma è chiaro che sarebbe un altro fuori ruolo, ecco, francamente è vero che l'avversario di fronte non è straordinario, però insomma cominceresti a dargli un vantaggio che certo con il quale loro fino a qualche giorno fa proprio non speravano. Vediamo se recupera Toro Sidis, se la forma di Fonzale che l'ha colpita è quella di Strootman, un giorno passa. Esatto. Ecco, proprio per capire pure di che passa sia fatto l'avversario, Stefano, messaggio tra i tanti arrivati anche sulla formazione, uno di quelli che so ti fanno arrabbiare, ma chi se ne frega del modulo, noi siamo la Roma, pensiamo a vincere tutte perché la Juventus è cotta, questo è il modo migliore per preparare sconfitte fino a prova. La Juventus non è cotta per niente, per perché non Juventus. Ha fatto un pareggio nelle ultime partite, insomma, di là dalla Coppa Italia dove esatto. Ha perso. Però che Bologna è quello che affronta la Roma? Basta, non è certo una grande squadra, insomma, come valori ha ben perso tanto. Cosa, sì. Tanto manca pure Perez, che uno è un menone, no? Che comunque in campo ci sta bene, c'ha grande carisma, lì è, ormai è molto integrato da diversi anni. Mi pare veramente poca roba. Però ecco, la ricetta migliore per andare a fare una figura come quelle che chi fa tifoso a Roma, la storia della Roma dovrebbe conoscere, ma io penso che non è un diritto, è un dovere, dovrebbe sapere che il modo migliore è esattamente questo, di pensare che siccome siamo la Roma dobbiamo conoscere la nostra storia, e la Roma, chi conosce la storia della Roma sa che proprio contro queste squadre abbiamo fatto collezionato delle figure di merda che la metà bastavano, insomma, no? per essere squalificati definitivamente a livello sportivo, insomma, però non vedo che non basta mai, c'è sempre bisogno della dobbiamo sempre fare questa operazione di ricordo. 25esimo turno che prevede il derby di Torino, poi il lunedì posticipi tra Parma e Fiorentina e Napoli Genova, che ti aspetti qualcosa di particolare? No, diciamo che l'unico da Napoli mi aspetto poco, francamente, anche se ripeto, l'impressione ieri è stata veramente imbarazzante, cioè solo con noi si esaltano questi, perché veramente ieri mi è sembrata poca cosa, ecco, per il livello dell'avversario, capisco che stavano giocando in Gran Bretagna, ma insomma voglio dire, una squadra, siccome si dice sempre, no? Venite se navigatissima a livello europeo, a me è sembrata veramente Napoli si è comportata da squadretta ieri. Guarda che anche a Reggio Emilia col Sassuolo, Stefano, hanno meritato, perché hanno meritato di vincere, però hanno concesso delle occasioni. Sì, sì, ma qui poi addirittura hanno fatto molto meno a livello di produzione offensivo, sì, quindi no, francamente sono proprio sorpreso, insomma, no, l'unica cosa che uno può sperare, ecco, non è manco di dirlo visto il messaggio che è appena arrivato, ma è il derby di Torino, nel senso che il Torino è una delle poche occasioni in cui puoi pensare che la Juventus ti possa concedere qualche cosa, però ripeto, io mi preoccuperei di battere Bologna essenzialmente, la Juve ci credo poco, perché al Juventus Stadium non so se è un derby francamente per la squadra che comunque sì, si trova a essere ospitata, perché la bellezza dello stadio di
di proprietà è anche questo, che pensa anche la, anche la favola del derby un po'. Bravissimo. Viene ridimensionata, perché stai in uno stadio tuo, con abbonati, insomma il fattore campo torna a pesare come se giocassi in un'altra città. Non è un caso, insomma, che tutti dall'estero, a Londra, insomma, se ne accorgono, lo sanno. Le implicazioni del derby, secondo me, la stanno preparando come se fosse, Juve Catania. Cioè, sì, sì, io ho questa, insomma, penso che loro siano nettamente più fuori. Però, certo, indubbiamente con quei due matti lì davanti del Torino, qualche speranzella ce la puoi avere, anche se poi magari la Juve ha ammesso che avesse ancora dei cedimenti, magari li va a subire, a soffrire con avversari più impensati. San Verona, francamente, anche per come si era messa la partita, tutto potevamo pensare che tranne che finisse in quel modo. Ecco, questo è il signore che scrive che la Juve è cotta, ricorderei in che modo è finita 2-2 quella partita. Non forse era un modo per darsi coraggio, dai. Non sì, no, perché però no, io temo questa cosa. Guarda che temo, temo gli iniettatori come proprio come forma. Come proprio una delle forme del male di questa società in maniera pesantissima. E poi però ecco, mi infastidisce la superficialità, francamente, perché non si può, ecco, essere appassionati di questa squadra senza ricordarsi quello che ci abbiamo alle spalle, ecco, perché insomma sarebbe anche quest'anno, pensa che devo dirti, perché già quest'anno le cose, con tutti i danni che abbiamo subito dagli arbitri eccetera, qualcosa ce la siamo un po' cercata da soli, ecco, il divario con la Juve sarebbe stato molto diverso. Perfino Giove Pluio ci si è messo, che io continuo, ho sposato il lodo Nisi e dico che anch'io che la partita col Parma, non averla giocata, è stato uno svantaggio. E che poi dal punto di vista statistico la Roma va contro natura, perché 10 vittorie consecutive nelle prime 10 partite nel 95% dei casi significa scudetto. La Roma purtroppo deve ancora guardarsi alle spalle dal Napoli. Comunque vedremo. Stefano, noi scusa, sì, stavi dicendo. Dico, c'è pure questo, c'è questo elemento inquietante, ma questo, anche questo appartiene però alla storia della Roma. Questo senz'altro. Stefano, noi ci diamo appuntamento a domani per quello che riguarda proprio la giornata della partita. A poche ore avremo sentito già Rudy Garcia dall'impegno della Roma al Dall'Ara. Appuntamento con te invece nel pomeriggio a partire dalle 14 qui a Teleradio Stereo. Grazie. Ciao Stefano. Grazie. Ciao, grazie, un abbraccio.